Bentornati ancora con un altro studio di funzione, non proprio tipico di questo canale, ma tipico di qualche altro canale. Questo tipo di studio di funzione dove aver affrontato gli studi di funzioni razionali, razionali fratte, con modulo e con più moduli e valori assoluti, funzioni razionali, razionali fratte, con moduli e con più valori assoluti, siamo giunti al terzo grande troncone di questi studi di funzioni, quelle con le funzioni esponenziali. Diciamo, questa tratta dal testo Corso Base Blu 2.0 di Matematica e il volume numero 3, ovvero quello utilizzato in quinta liceo, degli autori Bergamini, Tifone Barotti e della Zanichelli. Il primo esercizio del capitolo riguardante questo studio di funzioni esponenziali è y uguale e a 2x più ax. Studiare la funzione in maniera completa e dettagliata, tracciarne il grafico. Dunque, subito notiamo come questa funzione è somma di due esponenziali. Pertanto, subito possiamo dire che l'insieme è di definizione di questa funzione e va da meno infinito a più infinito, in quanto la funzione non presenta, come potete vedere, nessun tipo di punto singolare, non presenta discontinuità, quindi è continua in tutto R. Non è evidentemente né pari né dispari, perché se io andassi a, naturalmente, dire y, non dire f di x è la stessa cosa. Se io andassi a mettere al posto della x un meno x, mi accorgerei che andrei a ottenere un qualcosa di completamente diverso dalla funzione di partenza. Otterrei cioè un e alla meno 2x più e alla meno x, che diciamo è un qualcosa che non c'entra niente con e alla 2x più la x, che è il testo della nostra funzione di partenza. Quindi funzione non presenta punti singolari, non è né pari né dispari. A questo punto possiamo già passare a studiare il segno della funzione, e anche in questo caso il calcolo è abbastanza immediato, in quanto se andiamo a porre y maggiore di 0, significa porre maggiore di 0 questa somma fra e alla 2x ed e alla x. Ma trasportando a destra e alla x, quindi cambiando di segno, andremo a ottenere un e alla 2x maggiore di un meno e alla x, cosa che non può essere mai vera, perché l'esponenziale di sinistra, e alla 2x, è una quantità per definizione esponenziale sempre positiva. Visto che l'esponenziale a destra, e alla x, è anch'essa positiva, col meno davanti ce lo rende per forza qui un numero negativo. E diciamo che e alla 2x è per tutti i valori di x, cioè sempre maggiore di un numero certamente negativo, e quindi questa disequazione è verificata per ogni x appartenente ai reali. E quindi la funzione è positiva da meno infinito a più infinito. Quando è che invece è nulla? Cioè, che significa vedere se la funzione interseca l'asse delle ascisse, che è l'equazione proprio y uguale 0. Nuovamente è nulla quando è nulla questa somma, quando è nullo e alla 2x più alla x uguale 0, ma anche in questo caso, trasportando a destra e alla x, diventerebbe e meno e alla x, avremo un'equazione del tipo e alla 2x uguale meno e alla x. E siccome questa a destra abbiamo la certezza di essere sicuramente un numero negativo, l'esponenziale a sinistra, che è sicuramente positivo, non può mai essere pari, è un controsenso, non può mai essere uguale a una quantità sicuramente negativa, e quindi la soluzione qui è nessun x, non esiste x appartenente ai reali. Pertanto la funzione è sempre positiva nell'intervallo meno infinito più infinito, tutto R, e inoltre non presenta intersezione con l'asse delle ascisse di equazione y uguale 0. Però presenta un'intersezione con l'asse delle ordinate. Se andiamo a calcolare l'intersezione con l'asse delle y, che ve lo ricordo, ha equazione, è una retta verticale avente equazione x uguale 0, passante quindi per il punto 0,0, significa dare 0 all'ascissa della funzione. Quindi la y sarà un e elevato alla 2 per 0 più e elevato a 0. Vedete come questo testo effettivamente ricorda più testi di funzioni che vengono fatti in altri canali, no? Dove tutti sono i pollici verso l'alto, però durano 10 minuti, sembrerebbe questo. Allora, e alla 2 per 0 e alla 0. Vedete come e alla 0 fa 1 e il secondo e alla 0 faccio sempre 1. Viene 1 più 1, 2. Il punto, l'unico punto in cui la curva interseca l'asse delle ordinate è 0, 2. Segnatevelo perché poi ci potrà certamente servire. Bene, a questo punto non rimane altro che andare a calcolare i limiti al bordo, cioè i limiti agli estremi del campo di definizione, ovvero per vedere se la funzione ammetterà asintoti orizzontali o obliqui, visto che non ammette alcun asintoto verticale, visto che non presenta, lo ricordo, nessun tipo di punto singolare. Andiamo a fare il limite per x che tende a meno infinito della nostra funzione. Andiamo quindi a sostituire al posto della x il valore meno infinito, viene un e elevato 2 che moltiplica meno infinito più e elevato alla meno infinito. Allora, 2 per meno infinito fa meno infinito, quindi viene una somma fra un e elevato a meno infinito e un altro e elevato a meno infinito. Ma se vi ricordate quanto fa e alla meno infinito è un 1 fratto
e alla più infinito, più 1 fratto e alla più infinito. In entrambi i casi e alla più infinito, ricordiamo, fa più infinito. Quindi verrebbe un 1 fratto più infinito più 1 fratto più infinito. Ma un numero fratto infinito fa 0. 0 più 0 è 0. Quindi abbiamo trovato che il limite per x che tende a meno infinito di f di x fa, della funzione, fa 0. Lasciamo un attimo in stand-by, perché già possiamo dire che c'è, la funzione presenta una asintota orizzontale a sinistra, quindi per x che tende a meno infinito andiamo a vedere che succede quando x tende a più infinito. Oh, questa volta il discorso è ben diverso, perché se andiamo a sostituire più infinito al posto della x ci viene la somma di 2 elevato più infinito, e abbiamo visto prima che elevato più infinito fa più infinito, quindi viene un più infinito che fa 2 per infinito, ovvero più infinito. Quindi a destra non c'è lo stesso asintota orizzontale che la funzione presenta a sinistra, e pertanto ci potrebbe essere un obliquo. Andiamo pertanto a calcolare m, il primo coefficiente della retta y uguale mx più q, che rappresenta l'equazione dell'asintota obliquo eventuale della nostra funzione. M, lo ricordo, è il limite per x che tende a più infinito di f di x fratto x, che significa fare il limite per x che tende a più infinito di e alla 2x più e alla x tutto fratto x, limite che inizialmente, almeno per il momento, si presenta nella forma indeterminata infinito fratto infinito, che può essere però facilmente eliminata. Al numeratore abbiamo una somma fra due esponenziali che non sono due esponenziali uguali, perché abbiamo che sicuramente e alla 2x, che ve lo ricordo, lo scrivo qui, e alla 2x è un e alla x tutto quanto al quadrato per la proprietà della potenza di potenza, quindi è un infinito prevalente dominante rispetto alla x, quindi lo possiamo raccogliere a fattore comune e scrivere che alla 2x più alla 2x faccia 1 e alla x fratto e alla 2x fa 1 fratto e alla x. Sotto abbiamo x. Ora, 1 fratto e alla x, questo qui, è sicuramente e alla più infinito fa infinito, un numero sul infinito, quindi fa 0. 1 più 0 è 1, quindi pertanto il limite rimane, lo scrivo qua, non più di e alla 2x più e alla x fratto x, ma semplicemente di, è un limite per x che tende a più infinito, di e alla 2x fratto x. E a questo punto si può applicare, visto che il rapporto è secco, la classica gerarchia degli infiniti, dicendo che e alla 2x l'esponenziale è sicuramente molto maggiore di x che di x che tende a più infinito, perché entrambe sono funzioni infinite, ma questa nella scala degli infiniti, la gerarchia degli infiniti sta molto più avanti, e quindi il vero infinito tra i due è quello di sopra. Sotto è come se fosse da considerarsi un numero, e quindi infinito su un numero è infinito. Quindi questo limite fa infinito, se m fa infinito non ci può essere nemmeno un asintota obliquo, e pertanto ci limiteremo a dire che il limite per x che tende a più infinito di f di x fa semplicemente più infinito. Quindi questi sono i risultati dei due limiti ai bordi, e possiamo dire che da questo si evince che y uguale 0, attenzione, è l'unico asintoto che presenta la funzione, ed è un asintoto orizzontale, ve lo ricordo, quindi retta orizzontale passante per l'origine, però solamente sinistra, dalla parte sinistra, quindi cioè per x che tende a meno infinito. Andiamo a rappresentare tutti questi risultati ottenuti nel piano cartesiano. Come potete vedere, abbiamo ottenuto i seguenti risultati dalla prima parte dello studio di funzione. La funzione definita in tutto R, quindi da meno infinito a più infinito, non presenta punti singolari, non è né pari né dispari. Inoltre è sempre positiva nel suo dominio, quindi cancelleremo tutta la parte di sotto, ovvero la parte negativa delle ordinate, quindi sostanzialmente il terzo e il quarto quadrante. Dopodiché abbiamo riscontrato la presenza di un unico punto di intersezione, il punto A di coordinate, eccolo qua, 0, 2, e abbiamo riscontrato la presenza di un unico asintoto, asintoto orizzontale a sinistra, ovvero quando x tende a meno infinito abbiamo visto come la y tende a 0. Naturalmente quella freccia potrà essere o qua, al di sopra o al di sotto della retta x, della retta y uguale 0, ma sarà al di sopra, visto che sotto non c'è funzione, visto che la funzione è sempre positiva. Così come abbiamo riscontrato come ultimo risultato che il limite per x che tende a più infinito di f di x faccia più infinito, che si indica come una freccia in diagonale puntante proprio verso sia x che va a più infinito sia y che va a più infinito. A questo punto già è evidente come la curva sia chiara, come possa essere la curva che rappresenta il grafico di questa funzione y uguale alla 2x più alla x. Andiamo a chiarirci ancora meglio l'idea con il calcolo della derivata prima. Dunque, una volta che abbiamo terminato la prima parte, la solita prima parte dello studio di funzione consiste nel calcolo del dominio di definizione, parità, disparità, diciamo esame degli eventuali punti singolari, che in questo caso non ci sono, studio del segno e interazioni che possono essere anche facoltative, e infine
limiti ai bordi, in questo caso abbiamo riscontrato come c'è una asintota orizzontale solamente a sinistra, si rappresenta la situazione nel piano cartesiano e poi si passa alla seconda parte dello studio di funzione, che consiste nel calcolo delle due derivate, per studiare rispettivamente gli intervalli di crescente e decrescente della funzione e il calcolo degli eventuali massimi e minimi, e poi derivata seconda, studiare gli intervalli di concavità, convessità e eventualmente flessi. Calcoliamo pertanto subito la derivata prima, che significa derivare una somma algebrica. Ricordo che la derivata di una somma algebrica è pari alla somma algebrica delle derivate, quindi dovremmo derivare e alla 2x, che ricordo è un e alla f di x, la cui derivata non lo ricordo ancora, è un e alla f per f prima, quindi sarà e alla derivata di alla 2x sarà un e alla 2x per 2, più la derivata di alla x, che invece rimane e alla x. Quindi avremo un 2 volte e alla 2x più e alla x. Questa è l'espressione della nostra derivata prima, che possiamo subito andare a porre maggiore di 0. Ma notiamo subito una cosa importante: y' è maggiore di 0 quando 2 volte per e alla 2x più e alla x è maggiore di 0. Notiamo che però qua abbiamo 2 alla 2x è un prodotto di una quantità 2 con una costante positiva, e alla 2x per definizione è una quantità sempre positiva. Stesso discorso vale per la x, che è anch'essa una quantità positiva. Allora è evidente che la somma di due quantità certamente è al 100% positive, è sicuramente sempre e solo positiva per ogni x appartenente reale, come nello studio peraltro del seno della funzione che abbiamo fatto in precedenza. Ora è evidente che però la epsilon primo sarà 0 per nessun valore di x appartenente reale, perché è evidente che se io pongo 2e alla 2x più e alla x uguale a 0, significa porre, ad esempio, e alla x uguale a meno 2 e alla 2x, dove questa volta ho deciso, per esempio, di trasportare a destra il 2 alla 2x, cambiando di segno. Ma anche qui, questa è un'equazione che non può essere mai verificata, che è un controsenso, perché ci sta dicendo che l'esponenziale a sinistra, che è sicuramente positivo, è pari a un numero negativo? Certamente che no. È come se fosse x quadro uguale a meno 2? Assolutamente no. Quindi, la derivata prima non si annulla mai, e quindi la nostra funzione iniziale non ammette alcun punto di massimo minimo nativo. E visto che la y' è sempre positiva in tutto, quindi r, quindi da meno infinito più infinito, c'è una linea continua che va a scorrere lungo tutto l'asse reale, da meno infinito a più infinito, e pertanto la nostra funzione è monotona crescente. La funzione quindi è la y, la f di x è strettamente crescente, sempre crescente, e non presenta punti di massimo e di minimo relativo. Andiamo a calcolare a questo punto la derivata seconda. Dunque, calcoliamo a questo punto, deriviamo la y', quindi calcoliamo la derivata seconda della y, che significa derivare un'altra volta la y'. Ma se guardiamo un attimo la derivata che andiamo a fare, questa sarà la stessa di prima, perché la derivata di e alla 2x l'abbiamo già fatta, ed è 2 e alla 2x. Col 2 davanti è un 4 e alla 2x, più la derivata di e alla x, che è sempre alla x. Ma dire questo, dire questa, è la stessa cosa, qua c'è un 2, qua c'è un 4. Allora avremo che anche la derivata seconda è positiva per ogni x appartenente reali, perché vedete che è somma di due esponenziali certamente sempre positivi. E inoltre non si annullerà mai, y' y' è 0, non esiste x appartenente reali che verifica l'equazione 4 alla 2x più alla x uguale a 0. Quindi funzione non solo non presenta punti di massimo, non presenta nemmeno flessi, e visto che è sempre positiva la derivata seconda, quindi la rappresentiamo con una linea continua lungo tutto l'asse reale da meno infinito a più infinito, in questo caso avremo che la concavità della nostra curva rappresentata dalla funzione è tutta rivolta verso l'alto, quindi la funzione è proprio convessa. E allora a questo punto possiamo andare facilmente a rappresentare il grafico della nostra funzione. E allora sarà evidentemente questo il grafico della funzione, y uguale a 2x più la x, dove vedete che abbiamo la partenza da, cioè l'asintota orizzontale sinistro y uguale a 0, il passaggio per il punto di coordinate 0,2, e poi la funzione, che quando x va all'infinito, la funzione va anch'essa all'infinito. Questa è la curva che rappresenta il grafico di questa prima funzione esponenziale che abbiamo iniziato a fare. Prossimo video, un'altra funzione esponenziale, sempre tratta dal testo, ve lo ricordo, degli autori Bergamini, Tifone e Barozzi. Il testo è intitolato Corso Base Blu 2.0 di Matematica per il triennio dei liceo scientifici, ed è della Zanichelli, casa editrice. Non perdetevi il prossimo video pertanto, vi saluto, vi abbraccio, ciao a tutti.